Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà tutto dedicato a una cosa che vi interessa particolarmente, perché ve l'ho già accennata su Instagram, ed è il motivo per cui non avete più visto o sentito parlare di Cézanne e di Everlane. Allora, sapete che da un po' di tempo a questa parte ho intrapreso questo percorso verso la sostenibilità e quindi avevo tagliato completamente gli acquisti da Mango, da Zara, praticamente nell'arco di un abbondante 10 mesi non avevo acquistato nulla da Mango o da Cézanne, proprio magari tipo due pezzi, proprio una delle cose stupidissime rispetto a quanto acquistassi prima. E poi improvvisamente ho pubblicato un video a gennaio, un haul tutto praticamente fast fashion. Allora, il motivo dietro a quel video ve l'ho già spiegato, in realtà era avevo bisogno di cose cheap da poter utilizzare facilmente qua in Arabia, che la roba si rovina come niente, le lavatrici fanno schifo, quindi si rovina tutto in niente, e quindi onestamente avere cose tanto costose non ha alcun senso. Comunque, a parte quello che ve l'ho già spiegato in quel video, ci tenevo a farvi capire perché non avete più sentito parlare di Cézanne. Non ho più postato niente su Instagram riguardo a Cézanne, neanche di Everlane, niente di niente. Allora, quei due brand erano i due brand che mi piacevano di più in assoluto per quanto riguarda i marchi sostenibili. Io devo essere, ve l'ho già spiegato questa cosa, essendo una a cui piacciono determinati tipi di stili, ho faticato tantissimo a trovare dei marchi sostenibili che facessero al caso mio, e ho trovato appunto Cézanne ed Everlane, da cui però appunto parlerò in parte minima perché ho acquistato meno cose, quindi posso darvi una recensione un pochino meno dettagliata. Invece adesso vi voglio dettagliare quali sono i problemi che ho avuto nei confronti di Cézanne. Allora, parto dagli acquisti che mi erano piaciuti tantissimo e che secondo me vale la pena fare. Allora, due non li ho proprio troppo qua perché li ho consegnati proprio questa mattina in lavanderia, quindi non sono qui, ma mi lascio le foto, che sono i due blazer. Sono due blazer, mi sembra Christy, forse adesso non mi ricordo più il nome, e sono due blazer che sono ho pagato 160 euro l'uno, e sono due mistolino. Sono due blazer bellissimi, il taglio è veramente fantastico, che io porto sempre solo a lavare in tintoria, perché in lavanderia, proprio perché sono di lino e poi non riesco a stirarli bene a casa, quindi anche lavarli a mano non riesco, e poi devono essere lavati a secco, quindi questo è da tenere a mente. Quell'acquisti lì, i due blazer sono due acquisti che vi consiglio, cioè i blazer sono veramente top, almeno quel modello lì che ho preso io sono top. Altro acquisto che dico sì è questo qui, che vabbè, adesso perdonatemi, c'è la plastichina intorno perché l'ho ritirato da poco dalla lavanderia, ed è appunto la mia tuta lunga di Cézanne, che è quella che ho indossato al mio matrimonio. Allora, questa, devo essere sincera, non posso dirci niente, mi sono trovata da Dio, stracomoda, fatta bene. L'unica pecca leggera è la parte sul retro, che vedete doveva essere fatta con un triangolino qui e poi dei bottoncini. Questa parte io me la immaginavo bella aderente, invece ovviamente non essendo fatto su misura, questa parte qua stava proprio completamente fuori sulla schiena. Però al di là di questo diciamo piccolo dettaglio, questa tuta è stata veramente bella, e sono stata contenta di averla presa, perché l'ho utilizzata anche una volta per un party al consolato italiano, quindi va benissimo, l'ho anche riutilizzata dopo il matrimonio. Adesso passiamo invece alle cose problematiche. Andiamo più o meno in ordine di acquisto. Allora, il primo oggetto che io ho acquistato da Cézanne è stato questo abito, che vi ricordate quanto ero ossessionata da quest'abito, e ancora mi piace tantissimo, devo essere sincera, ancora mi piace tanto. Ha subito purtroppo un attacco da parte del mio gatto, che non so bene come abbia fatto, ma praticamente si è appesa, e quindi adesso ci sono dei buchi che per fortuna sono coperti dalla fantasia, per cui non si vedono. Allora, questo vestito, a parte il fatto di essere di seta, se non sbaglio è tutta seta questa, o comunque parzialmente seta, adesso non mi ricordo se è 100% seta, adesso ve lo faccio vedere. Sì, dice 92% seta, quindi insomma è anche abbastanza un buon materiale. L'effetto di questo vestito è che, allora, prima cosa, vabbè, tenete conto che le scollature di Cézanne sono sempre estremamente pesanti, quindi questo è proprio al limite di quello che io normalmente metto, però diciamo che va bene. E io ho preso una taglia 38, la taglia 38 e la taglia 42 italiana, che è la mia taglia.
Infatti il vestito veste perfetto, tutto di questo vestito veste perfetto. L'unica cosa che non veste perfetta sono le maniche. Le maniche in questa zona qui, proprio lì, nella zona del polso, sono estremamente strette e mi stringono i polsi. E non è che dite, vabbè, sei cicciona, c'hai dei polsi grossi così, che ti lamenti a fare. No, non è quello il discorso. Sono una persona normale, sono una persona sportiva, avrò anche magari un pochino muscoli, però è veramente strano che tutto il resto del vestito mi stia perfetto, la parte sopra addirittura leggermente, diciamo, aderente, la parte sotto morbida, tranquilla. Qua mi sta stretto, quindi questa è una variabilità un po' di taglia che non mi entusiasma tantissimo, quindi forse avrei dovuto prendere la taglia in più, ma con la taglia in più avrei avuto questa scollatura che finiva troppo in giù. Quindi questo è stato uno di quei vestiti che mi è piaciuto tantissimo e che ho utilizzato anche abbastanza, sempre portato a lavare in tintoria appunto per paura di rovinare il tessuto. Però appunto mi ha lasciato perplesso proprio per questo motivo. E questa è una cosa che tra l'altro ho notato non solo adesso, ma proprio in generale anche all'inizio. E tra l'altro la manica, non so se notate, la manica non è ben livellata, ma è, guardate, praticamente rimane la cucitura, anziché essere bella piegata, è proprio un po' strana. Ma questo lo era già dall'inizio, quindi non so bene che cosa abbia visto questo capo. Poi passiamo all'acquisto che ho fatto successivamente, è stata questa maglia. Questa maglia l'ho acquistata insieme ad un paio di pantaloni che vi farò vedere dopo, e che questa maglia qui mi era, vi giuro, piaciuta tantissimo. Purtroppo l'ho utilizzata poco. Qual è il motivo? La scollatura. Queste scollature sono enormi, ragazzi, cioè questa qui è una scollatura che io riesco a portare e poi è tenuta bene perché non si apre, quindi rimane bella chiusa. Questa qui è una scollatura che va dove gli pare, in più la spalla tende a cascare, non va bene con nessun tipo di reggiseno, perché andrebbe messo con un reggiseno a fascia, ma poi il reggiseno a fascia si vedrebbe qui e quindi zero. Poi le maniche, tenete conto che io questa maglia l'ho veramente messa tipo 3 volte in croce, proprio perché ha questo difetto che non mi piace. La parte interna, praticamente io non so se cosa sia successo, tenendo conto, ripeto, che l'ho acquistata anni fa, ma veramente l'avrò messa, ragazze, 2 volte, 3 forse, e l'ho sempre lavata in tintoria, anche questa, si è completamente scucita la parte interna, quindi praticamente se dovrebbe essere così la manica, quindi con questo pizzo, e praticamente la parte interna, questa qui, esce fuori. Quindi quando voi infilate, adesso ve lo faccio vedere perché non so se riesco a farvelo capire, quando io infilo il braccio, esce fuori, anziché rimanere il pizzo come dovrebbe rimanere, che dovrebbe rimanere soltanto il pizzo come questo lato, questo qui si è tutto scucito e esce fuori così, quindi è orrendo. Ma vi giuro, ragazze, questa cosa qua non è che dite, vabbè, ma l'hai usata tanto e allora si è rovinata. No, probabilmente era cucita semplicemente molto male, anche perché questo problema si è replicato dall'altra parte. Non so se vedete, tutta questa parte è cucita e scucita, non si capisce che cavolo sia successo, ci sono dei fili che partono, insomma non si è ben capito che cosa sia successo a questa manica, poi ci sono dei fili, cioè non so cosa sia successo. Fatto sta che questa manica non doveva essere così, ma doveva essere appunto con il pizzo solamente, e invece questa parte interna, quando voi infilate il braccio, esce fuori e copre tutto. Quindi questa qui, infatti, vi giuro che probabilmente la venderò, perché su di me assolutamente non va, troppo scollata, troppo largo, troppo proprio larga proprio la scollatura tutta, ecco, per cui no. Poi passiamo a un altro no, che mi è spiaciuto tantissimo, infatti avrei dovuto, è stato un regalo da parte di mia mamma, quindi mi spiace veramente tanto, ed è stato questo vestito che vi ha fatto impazzire, penso che tantissimi di voi l'abbiano comprato. Praticamente, allora, io anche questo l'ho sempre portato a lavare in tintoria. Vi dico, allora, la fantasia mi piace tanto, anche se dal sito avevo capito che questa fantasia qui fosse nera, perché dalle foto sembra nera, in realtà poi è arrivata ed è marrone, e quindi già lì non mi piaceva tanto. Poi, in più, sempre taglia 38, questa scollatura, e ragazze, cioè, escono le tette, esce il reggiseno, esce tutto. Io non sono una che va in giro senza reggiseno, io non so come si faccia a pensare ad una scollatura così. Quindi adesso la porterò, poi quando tornerò in Italia la farò
cucire, che però rovina tutto il vestito, secondo me. Quindi, cioè, questo vestito è stato pensato per chi va con le tette fuori in giro, e quindi questa cosa qua mi ha lasciato un po' perplessa. Lo so che magari molte di voi diranno: vabbè, ma Silvia, basta semplicemente aggiustarle o sistemarle. No, se spendo 170 euro per un vestito, io voglio che vesta bene, non che faccia questi difetti o cose strane. In più, tutta questa parte qua rimane molle, e tenete conto che si parla di taglia 38. Avessi preso una taglia più piccola, di spalle non ci starei, cioè proprio non ci starei per niente. Per cui anche lì non lo so, sono rimasta perplessa anche su questo. Poi dunque, l'altro acquisto che invece è un sni è questo top monospalla. Questo top monospalla in realtà è della sua fantasia, del vestito che avete visto prima, e vi dico, questo qua l'ho preso in saldo, quindi l'ho pagato, mi sembra, una cinquantina di euro, e devo dire che mi è piaciuto tanto. L'unico grosso, enorme problema di questo tipo di tessuto che appunto ho sull'altro giallo e su questo qua, è che, ragazze, si stropiccia in una maniera allucinante. Cioè, voi dovreste andare in giro con un ferro da stiro praticamente. Io questo l'ho portato in tintoria, l'ho lasciato, tenete conto che è un pezzo estivo, quindi l'ultima volta che l'ho usato è stato probabilmente qua, l'avrò usato a novembre, più o meno. Cioè, tenete conto che qua abito in Arabia Saudita, quindi queste cose le uso abbastanza spesso. Adesso, tra l'altro, ha iniziato di nuovo a fare caldo, quindi la riutilizzerò sicuramente. È stata appesa, quindi non è che dico l'ho piegata, cosa strana, appesa, e vi giuro che si stropiccia da morire. E poi non lo so, perde proprio un po' come tessuto. Ce l'ho portata in tintoria, ho il problema della mia tintoria, forse, non lo so, che magari non è un granché, non è capace a trattare questo tessuto. Però il tessuto, cioè, quando lo vedete la prima volta impazzite, poi quando lo vedete le volte successive rimanete un po' sembra un po' una roba da, non dico da mercato, ma quasi. Quindi onestamente sono rimasta un po' così. Cioè, è bello, è bellissima la fantasia, il tessuto non è male, anche qua ho preso taglia 38 perché appunto è una 42 italiana. Un altro capo che invece, questo qua mi sa proprio che è uno sni per un motivo personale, forse, non lo so neanch'io, sono questi pantaloni. In realtà questo pantalone è un aspettate che è rimasta la patta qua aperta, è un pantalone che ho acquistato lo scorso inverno, che devo dire mi piaceva tantissimo, e che è un pantalone di tessuto abbastanza pesante, e adesso non so se sia lana o ci sia della lana dentro, vediamo se c'è l'etichetta da farvi vedere che cos'è. Con 64% lana, 35% poliestere, 1% licra. E diciamo che questo qua mi è piaciuto, onestamente l'ho utilizzato un paio di volte con questa camicetta che ho qui. Devo essere sincera che però sono riuscita ad utilizzarlo abbastanza poco, devo essere sincera. Non l'ho utilizzato tantissimo, non so per quale motivo, anche se in realtà veste abbastanza bene, con la vestibilità, forse diciamo che questo tipo di abbigliamento, questo qui, è proprio per persone estremamente magre. Se siete una persona normale come me, questo pantalone non vi veste un granché, almeno a me non dà un granché. E poi, essendo un pantalone estremamente pesante, con questa colorazione l'avevo fatto accorciare per poterlo mettere con le, anche per andare in ufficio, e devo essere sincera, da quando l'ho acquistato l'ho usato, penso, tre volte, forse, quindi non tantissimo, proprio tre volte si incrocia. Mi ricordo persino quale occasione l'ho utilizzato: un giorno per andare in giro a Napoli, un giorno per una festa di Natale quando abitavo a Napoli, e poi la terza volta è stato qua l'anno scorso, una volta. Quindi questo qua non so che problema ci sia, però diciamo che di tutta questa roba che ho comprato, che in media costava, il minimo che ho speso sono stati 50 euro in saldo, però diciamo che il resto è comunque tutto sopra i 100 euro, capite che quando vedete quasi tutti gli acquisti che avete fatto, che poi non utilizzate, che poi li guardate nell'armadio e dite no, non mi convince, alla fine dite: ma perché devo andare a spendere 160 euro per un vestito, quando da Zara ne ho uno che prendo la mia taglia e so che mi veste perfettamente, e spendo la metà dei soldi, un terzo dei soldi, un quarto dei soldi.
capite qual è il mio ragionamento. Per cui Cézanne mi ha un po', non lo so, dovrò magari provare con qualche altro acquisto. In più, un problema grosso che ho con Cézanne è che tutti questi acquisti li ho fatti mentre ero in Arabia Saudita. Quindi io immaginate, faccio un acquisto adesso, la prossima volta che io vedo questo acquisto, adesso in teoria, se lo faccio proprio adesso lo vedo il 28 di marzo, perché mio marito viene qua e quindi mi porterebbe le cose. Nella normalità delle cose, quindi io lo comprassi dopo il 28 di marzo, la prossima volta che lo vedo sarà maggio. E quindi capite che a quel punto praticamente non potete più fare il reso. E quindi in più, oltretutto, lo provate che sarete qui in Arabia Saudita e qui Cézanne non spedisce e quindi non potete fare il reso. Quindi vi ritrovate con delle cose qui che di cui non potete fare il reso, avete speso 160-150 euro e che non vi piace non mettete. E quindi sono rimasta un pochino scocciata da questa cosa, quindi non ho più parlato di Cézanne per questo motivo. E poi avevo scritto a Cézanne un bel po' di tempo fa chiedendo se non lo so, avessero intenzione di aggiungere l'Arabia Saudita come paese di spedizione, e mi hanno detto che per ora non è neanche nelle liste. E quindi ho paura che fino a quando io sarò in Arabia Saudita e non avrò accesso al reso gratuito o comunque alla spedizione qua, io credo che non acquisterò più niente da Cézanne per questi motivi. Adesso apro la piccola parentesi su Everlane. Allora, Everlane è questo brand canadese che vende per lo più cose basic e per lo più cose che non sono mio stile. Le uniche cose che sono carine, secondo me, sono i jeans, le t-shirt, proprio per le cose basic, quindi jeans, t-shirt e le scarpe. Allora, quando infatti io ho fatto l'unico ordine che ho fatto da Everlane è stato con un paio di scarpe, che adesso magari vado a prendere. Aspettate un secondo che vado a prendere così ve le faccio vedere. Le scarpe in questione sono queste qui. Sono queste scarpe che io ho tenuto semplicemente perché purtroppo qui in Arabia Saudita la maggior parte di questi brand non fanno i resi gratuiti e quindi le ho tenute lo stesso per evitare di doverci perdere soldi. Quindi queste scarpe sono un paio di scarpe, tra l'altro best seller di Everlane, che allora innanzitutto dalla foto non si capiva che la punta fosse così lunga. Avessi saputo che la punta fosse stata così lunga non l'avrei mai presa, perché io porto una 39/40 e quindi immaginate una scarpa con questa punta, di questa lunghezza, ragazza, è lunghissima, col piede già lungo allunga ancora di più il piede, quindi onestamente quello era già un no. In più, ragazze, la pelle è di un duro, ma ragazze, ma questa roba non si piega, ma neanche se la prendete con le martellate, mi massacra i piedi. Questa pelle è di un duro, e io tenete conto che ho anche detto, vabbè, le metto un po' in casa, così almeno, insomma, faccio, le smollo un po'. Infatti quello che vedete di usura, tra virgolette, qui, è tutto l'usura che io ho fatto praticamente in casa, più le due volte che li ho utilizzati fuori casa. Questa parte qui, ragazze, adesso non riesco a farvi capire, ma qui dietro non si piega, ma ragazze, guardate, cioè, neanche così si piega, ragazze, è di un duro che fa paura. Sta scarpa è una scarpa massacrapiedi, cioè per quanto mi riguarda è un no. Ho speso, erano in saldo per fortuna, quindi le ho pagate $90, ma queste fuori saldo costano 140 euro, e quindi no, assolutamente. Invece la t-shirt è stata l'unica cosa che non mi è dispiaciuta, però è finito lì, cioè è una t-shirt, ragazze, non posso dirvi che oh mio Dio, sapete, mi ha rubato il cuore, è una t-shirt. E quindi onestamente adesso sono un po' in una fase di crisi mistica in cui non so bene dove andare ad acquistare, infatti è per questo che sul canale temporaneamente vedrete un po' di cose riguardante il luxury, riguardante il lusso usato, eccetera eccetera, perché in questo periodo non sono molto in veda di shopping, perché i due brand che mi ispiravano più di tutti mi hanno un po', tra virgolette, tradita. E sapete, ecco, è poco come fosse una relazione, nel senso che questi brand mi davano tanto all'inizio e poi nel momento in cui sono rivelati quello che in realtà sono un po' rimasta male. E quindi adesso per un po' di tempo credo non vedrete più acquisti da questi brand, sicuramente da Cézanne almeno fino a quando non me ne tornerò in un paese normale, non in Arabia Saudita. Da Everlane almeno hanno la spedizione qua in Arabia, quindi almeno le cose posso provare, almeno fare un reso.
che però purtroppo è a pagamento, e quindi un po' mi spiace perché queste due brand erano due scoperte assurde che però insomma mi hanno lasciata un po' perplessa. Quindi vabbè, niente, questo è stato il mio video sfogo su Cézanne e su Everlane. Io spero che meno vi sia stato utile, fatemi sapere tra l'altro come vi siete trovati voi con questi due brand, se per caso avete avuto problemi simili. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.